consiglio di rimanere più un minuto, ma ti stai pensando? Sì, è una possibilità, anche se non molto concreta, soprattutto nella partita di domani, perché con le caratteristiche che ha il Genova penso che possiamo mettere in difficoltà con altre armi. Sicuramente due centrocampisti ruoteranno, cambieranno, perché Cristante, quelli che hanno giocato fino adesso, Cristante, Verre, Memusciai, questi qui hanno sempre giocato. Aquilani l'ultima partita intera l'ha fatta parecchio tempo fa, quindi certamente sarà difficile vederlo dall'inizio. Sicuramente ci sarà Brugman e gli altri vediamo, due su tre certamente li cambierò. Potrebbe giocare anche Pepe? No, potrebbe giocare. Mai, Genova lo conosciamo bene Ivan, è una squadra molto molto aggressiva, molto molto fisica, grandi duelli individuali, marcature a uomo a tutto campo e quindi noi dovremmo essere bravi se da una parte ci sarà intensità, aggressività e fisicità, da quest'altra parte ci dovrà essere grande intelligenza calcistica, grande movimento, dinamismo e grande qualità. Ma io credo che sulla carta è una di quelle partite dove tutte le squadre, soprattutto quelle che non lottano per traguardi importantissimi, devono vincere, perché poi la salvezza passa attraverso questo tipo di gare. Insomma, tu puoi costruirla attraverso le grandi squadre, ma devi per forza costruirla anche attraverso i diretti concorrenti o comunque quelle squadre che si devono salvare, e quindi è inevitabile che un allenatore cerchi di caricare l'ambiente, caricare i propri giocatori, cercando di non evidenziare il fatto che magari venga una tra virgolette piccola e si prenda una partita sotto gamba. Soprattutto può avvenire dopo aver fatto una grande partita contro una grande squadra. A noi non cambia niente, perché per noi sono tutte più forti di noi e quindi noi affronteremo tutte alla stessa maniera.